È difficile fidarsi di se stessi. Io odio quelli che mi continuano a dire, ma sei troppo. Odio chi mi mette un tetto, un tappo all'amore. Classico per me è un albero enorme, con delle radici profondissime, che si sfilettano in tante piccole venuzze. E tutti quei rami, tutta quelle radici, sia in giù che in su, sono tutte le stratificazioni, tutti i pensieri che tutti gli attori, tutti i registi hanno ha portato a quel classico. È un albero che è sempre più grande. Beh, appunto, è difficile fidarsi di se stessi. Non credo che ci siano piccole parti, ma solo piccoli attori. Io odio quelli che mi continuano a dire, ma sei troppo. Che cazzo vuol dire un po' troppo? Cioè, come se la felicità, se il piacere, se il godimento è... Ti piace? Un po' troppo. Affanculo, ma perché un po' troppo? Capito? Quindi non odio chi mi mette un tetto, un tappo all'amore, alla creatività, eccetera. In questo caso, sono riuscito, grazie ad André, grazie al lavoro, a mettere tutto quel più che c'è sempre, ragazzi, perché altrimenti non sarei vivo in scena se non fossi io. Perché non puoi fare un personaggio che è meno di te o pretendere di meno, perché nessuno essere umano è vivo quando sente che si deve censurare. Ma che cavolo, no? Sto imparando a suonare la chitarra, perché sarà un Riccardo III sanremese. Io vorrei proiettarmi nel 1986, Loredana Bertè con la pancia, io vestito da sposa, così. E sarà un musical sanremese su Riccardo III, sul potere, immaginati, sulla delusione, su qualcuno che sale al potere dopo che ha sofferto. Immaginati la prima scena, no? Io con la pelliccia in piscina e adè? Cioè, e ora? Che fo? Cioè, ho sbagliato sulla pelliccia e sono in piscina e ma che fo? E questo è Riccardo III, Madonna. Guardami, sono tutti bellissimi, tutti i pantaloncini, tutti che scopano. Pensa che è bello, incomincia un'orgia, no? E lui, da solo. Un cane, vero? Si guardano. No, dai, no. Cioè, è lui che prova ad andare a intrufolarsi nell'orgia e lo scacciano. A riguardo al cane. Cioè, prende la pistola e ammazza tutti. E lì parte magari una canzone. Non voglio mica la luna. Ma cazzo, un cane? No. Ho compiuto 40 anni, 42 anzi, fra poco 43, e la vita è troppo importante. Cioè, l'arte si nutre della vita e quindi, cioè, come dire, che non vuol dire che voglio abbassare il tiro, però è talmente personale, insomma, c'ho talmente voglia di arrivarci, ma nel modo giusto, con le persone che mi piacciono. Senza attriti, senza dimostrare. Ragazzi, lo so che adesso state facendo le cose vostre, che dici, ma perché mi devo guardare fanpage? Che me ne frega. Ma in realtà io, secondo me, una pausa da voi stessi.
Forse potrebbe essere carino. Ciao.